Presidente Bianco, nell'ultima plenaria del Comitato delle Regioni è passato a larghissima maggioranza un suo parere sul partenariato con il vicinato meridionale dell'Europa. Quale può e deve essere il ruolo dei comuni e dell'ANCI in questa partita? In questo campo si può fare di più, con più coraggio. Ecco perché io chiedo e ho chiesto con il mio parere approvato a larghissima maggioranza che l'Unione Europea dia più spazio anche alla cooperazione tra comuni e tra regioni dell'area del Mediterraneo. Più ruolo cosa vuol dire? Essere più vicini ovviamente ai cittadini, ascoltare i loro problemi e dare risposte concrete. Commentando alla stampa l'approvazione del parere, ha parlato anche di una carta mediterranea dei diritti dell'uomo. Ce ne parla? C'è già una carta fondamentale dei diritti dell'uomo a livello europeo. È una carta che ha sancito delle direttive importanti e qualche volta, state vedendo quello che sta succedendo per esempio con l'Ungheria, l'Unione Europea grazie a questa carta ha il diritto di intervenire e di tirare la giacca nei confronti di chi non la rispetta pienamente. La mia idea, la nostra idea che circola già da molto tempo è di avere qualcosa di analogo non solo in Europa ma più complessivamente nei paesi dell'area del Mediterraneo. Il parere parla anche dell'emancipazione delle donne e dell'uguaglianza di genere, in termini di diritti e di opportunità. Quali condizioni si devono creare per ampliare la partecipazione, compresa la leadership, delle donne nella politica e nella vita pubblica? Beh, in Europa qualcosa comincia a cambiare anche visivamente. Abbiamo capi di governo come la signora Merkel, che governa la Germania da decenni ormai. La leader della Commissione europea è una donna. Ci sono casi di affermazione. Naturalmente occorre fare molto di più e occorre tener conto che nei paesi dell'area mediterranea la condizione della donna in alcuni paesi è ancora molto 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 arretrata. Ecco perché io ho voluto mirare specificamente su questo aspetto, perché non c'è civiltà mediterranea che non esalti e non valorizzi il ruolo della donna, con iniziative concrete affidando responsabilità in questo senso. Per esempio allargando lo strumento della partecipazione democratica, che è uno strumento essenziale. Nel parere un accenno anche al fenomeno della migrazione. Il peso della gestione dell'emergenza migranti ricade principalmente sulle autorità locali e regionali. Cosa chiedere all'Europa per invertire questa tendenza? È un problema che va affrontato tutti insieme. Occorre avere il coraggio di stabilire delle linee importanti, di investire delle risorse per passare da una migrazione selvaggia, incontrollata e naturalmente drammatica in alcuni casi, per passare verso una migrazione controllata, legale, che naturalmente soddisfi i bisogni delle persone che scappano da paesi dove c'è una grandissima difficoltà, ma nello stesso tempo affermi diritti, doveri e un principio di legalità, senza il quale poi la migrazione diventa anche un problema di ordine pubblico e un problema sociale.